parte la straordinaria partecipazione, quello di oggi e di domani è qualcosa di più di uno sciopero. Noi siamo ormai convinti che il nesso tra la Costituzione e il tentativo di stravolgerla e tutte le manovre che si stanno facendo sul mondo del lavoro, sul sociale, hanno un filo conduttore che parte dall'Europa, dai trattati europei. I trattati sono una cosa, e qui il problema non sono neanche più i trattati, qui il problema è l'Unione Europea. E l'Unione Europea che sta diventando il masso che sta portando tutti a fondo. Credo che questa iniziativa sia l'unica iniziativa che mette assieme il complesso delle cose che non vanno, perché Renzi sta cercando di manomettere la Costituzione per renderle più favorevoli alle banche e alle multinazionali e togliere ulteriore potere al popolo. Dall'altra però le politiche di Renzi sono politiche antipopolari. Renzi di tante palle che ha detto, una verità l'ha detta, quando ha detto che se si vota no si rischia di tornare indietro di 30 anni e noi diciamo tutti magari, perché 30 anni fa, non tutti perché qualcuno l'hanno smantellato prima, ma gran parte dei diritti che sono stati tolti ai lavoratori, ai pensionati, ai cittadini, agli studenti, agli insegnanti, ai fruitori dei servizi pubblici, 30 anni fa c'erano tutti. Oggi i lavoratori sono ricattati, oggi i lavoratori hanno paura, oggi i lavoratori hanno un sacco di problemi di arrivare alla fine del mese, sono precari, quindi lo sciopero è stato innanzitutto una prima vera risposta coraggiosa a un attacco continuo ai diritti del lavoro e agli imbrogli totali di Renzi. Forenza, quello dei diritti sociali è un tema che non può essere disgiunto dall'Europa e neanche dalla Costituzione. No, sono temi fortemente connessi. Oggi abbiamo verificato un ennesimo stop di questa Europa, che vorrebbe dei trattati di libero scambio che tolgono ulteriormente diritti, che tolgono ulteriormente democrazia. Per fortuna i popoli incominciano ad opporsi.